Abbiamo visto immagini di repertorio legate ad una delle colonne portanti dell'opera di Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza. Stiamo parlando appunto del dottor Giuseppe Gusso, a cui la preghiera di ieri del Santo Rosario del mese di maggio, alla cui figura appunto la preghiera è stata dedicata. E siamo riusciti, lo ringraziamo per la disponibilità perché è in servizio, a collegarci con il dottor Orazio Pennelli. Siamo in collegamento con la Neuromed e la vediamo. Dottor Pennelli, la ringraziamo per aver accolto il nostro invito e soprattutto averci dedicato il suo tempo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Benvenuto. lei oggi presta il suo servizio. Benvenuto l'invito, perché poi capita una giornata molto particolare. È vero. Perché oggi è la giornata internazionale dell'infermiera. È così. E questo mi diciamo sembra un fatto fortuito, ma in realtà ritengo che sia un progetto previdenziale della provvidenza. È così, E ha poi spiegherò ragione. casomai meglio perché. Allora, la presento come lei è stato direttore sanitario dell'opera di Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, e pronipote del Santo. Infatti, qualche giorno fa, durante appunto questa preghiera del mese di maggio, è stata ricordata anche sua madre Pia Forgione. Oggi presta il suo servizio presso Neuromed. Però vogliamo un suo ricordo legato al dottor Gusso, una delle colonne portanti, oserei dire, di Casa Sollievo della Sofferenza, una persona con la quale lei ha avuto l'onore di collaborare a gomito a gomito. Beh, io con la famiglia Gusso, in particolare col dottor Gusso, avevo rapporti sin da ragazzo, quando il pomeriggio, insieme a mio padre Mario Pennelli e al dottor Gusso, andavamo da zio Pio il pomeriggio dopo la benedizione eucaristica pomeridiana. E ci fermavamo con lui, con il dottor Gusso. Io ero un giovane studente liceale. Ci fermavamo con lui e papà e zio Pio nella saletta dove parlavamo del più e del meno, e soprattutto ci rilassavamo e si rilassava pure zio Pio. Poi, laureatomi, il dottor Gusso mi accolse in direzione sanitaria dicendomi, io volevo fare il gastroenterologo, dicendomi, sai, dato il rapporto che c'era, sai Orazio, la legge Mariotti dell'epoca stabiliva due percorsi per i medici laureati, uno come percorso di medico clinico addetto alle diagnosi cura, si diceva così, e uno con funzioni igienico-organizzative. Io non capivo dove volevo andare, però collegavo poi successivamente, ho collegato questo suo pensiero, perché lui è ritornato sul discorso dopo 15 giorni, mi diede due libri di legislazione sanitaria da studiare e dice torna fra 15 giorni. Tornai dopo 15 giorni e mi disse, beh, ci hai pensato? Dico, ma io vorrei fare il gastroenterologo. E lui di nuovo, ma ci sono medici con funzioni igienico-organizzative. Allora era un ospedale di neanche 500 posti letto, Casa Sollievo. E lui era da solo in direzione sanitaria. A farla breve, mi dirottò, ma ovviamente col mio consenso, senza forzarmi, ma come sapeva far lui, con parole convincenti, incisive, mi dirottò verso la direzione sanitaria. Io ho bisogno, Casa Sollievo ha bisogno. E io collegai questo suo invito come se fosse un invito della provvidenza, perché zio Pio
quando io mi iscrissi a medicina, e lo andai a trovare, lui mi disse, vabbè, la storia forse l'ho già detta e molti la ricorderanno, e lui, Zio Pio, mi disse, che vuoi fare? Dovevo iscrivermi all'università, e dico, io vorrei fare medicina. Dice, ma la capa latina, così mi rispose. E al che io dissi, ma tanto Zio Pio non devo studiare io, devi studiare tu. Ah, così, così, e mi mise la mano in testa. Poi aggiunse, perché servirai alla mia opera? E a questo punto collegai questa frase di Zio Pio con l'invito insistente, ma affettuoso, del dottor Gusso, che non ammetteva all'interno della direzione sanitaria altri medici se non medici di fiducia, che avevano una certa formazione. E lui è stato il mio maestro. Lui, al di là degli aspetti tecnico-sanitari, mi ha inculcato il rigore che era tipico suo nell'assistenza. Portate a letto dei malati l'amore, perché a nulla serviranno le medicine. Su questo discorso lui era molto molto rigoroso, e lo sono ancora io, anche all'interno delle strutture, delle organizzazioni sanitarie nelle quali sono entrato. Io oramai sono 45 anni che lavoro in direzione sanitaria, ho il piacere adesso di lavorare da 7 anni qui al Neuromed. Io sono un giovane medico di 73 anni, continuo a lavorare e voglio lavorare sul ancora fin quando ne ho le forze, fin quando il Signore mi dà le forze. E lui mi ha seguito, perché poi ci sono state tutta una serie di vicissitudini anche all'interno. Marion Alesso, che seguiva il personale non medico, e il dottor Gusso, io avevo 3 mesi di... avevo appena svolto 3 mesi di attività di direzione sanitaria, mi indirizzò, dice, senti Orazio, tu ti devi occupare del personale non medico, nella organizzazione, nella formazione, eccetera. Dico, ma io non so niente, non ti preoccupare, dall'alto ci assistono. Ecco, fu così. Quindi da lì iniziò il mio servizio a Casa Sollievo, che è durato per 30 anni, e con un maestro, un grande maestro di vita, oltre che un grande maestro dal punto di vista professionale. Dottor Pennelli, io la ringrazio davvero di cuore per averci dedicato il suo tempo questa mattina, grazie per aver voluto ricordare con noi, aver voluto condividere i suoi ricordi personali e lavorativi legati al dottor Giuseppe Gusso. Grazie dottor Orazio Pennelli e buon lavoro a lei e a tutta la squadra di Neuromed. Grazie ancora, buona grazie giornata. Grazie a voi, una preghiera per tutti quanti.